Dipendenti pubblici greci di nuovo in piazza per altre 24 ore di sciopero a rallentare i servizi di amministrazione, trasporti, scuole e ospedali. I lavoratori dicono no all'austerità imposta dai creditori internazionali che accusano i sindacati precipitano il paese nella povertà. Stanno bevendo il nostro sangue, se mettete le mani nelle tasche dei lavoratori non troverete nulla, chiedeteglielo. Se volete rubare a un lavoratore non troverete un solo singolo euro nelle sue tasche perché la politica ci sta guidando verso la povertà e la disperazione. I lavoratori greci subiscono violenza, li stanno portando verso l'impoverimento e la distruzione, abbiamo una crisi umanitaria. In Grecia. Oggetto della protesta è il piano di rigore adottato in novembre, il quarto dall'inizio della crisi, che apre la via al licenziamento dei funzionari e alla riduzione dei servizi pubblici.